Allora, mister, ci si avvicina a Natale, c'è una trasferta molto complicata sulla carta. In casa del Novara, una squadra in netta ripresa, che partita vi aspetti? Allora, primo, del Natale non ce ne importa assolutamente niente. Per noi è una partita normale, per noi Natale non esiste. Secondo, mi aspetto una partita difficile, squadra forte, forse una delle più forti del campionato a livello di rosa. Dopo un periodo difficile stanno facendo risultati, penso siano fermamente convinti di ripetere la strepitosa risalita in classifica che hanno fatto l'anno scorso, e quindi si prospetta una partita difficile, anche perché noi non veniamo da risultati eccezionali. La squadra come ti è sembrata in settimana? Come nelle settimane precedenti, a me sembra che la squadra stia bene e sta facendo prestazioni più che soddisfacenti. E in questo momento manca la capacità di tirare fuori dal campo e lo propone in campo, perché il campo nelle ultime due partite ci aveva proposto nettamente di portare a casa il risultato pieno e non l'abbiamo fatto. C'è anche qualcosa del vostro, soprattutto molta sfortuna, soprattutto con Cesena, insomma, è sembrato veramente che quella palla non volesse entrare, non so, penso che ci sia poco da recuperare all'Empoli. Ti potrei rispondere come rispose uno spettatore al telefono a Ciuffi, ma sarebbe abbastanza blasfemo. Penso che dipenda da qualcuno molto più in alto, gli disse sto telespettatore. Parliamo subito, insomma, se vogliamo chiamarla così, piccola emergenza a centrocampo. Moro sappiamo che è infortunato, mancherà anche Val di Fiori per squalifica. C'è qualche dubbio? Hai già preso qualche dubbio? Io penso due cose distinte di questa situazione. Primo, che Moro e Val di Fiori in questa categoria non si possono regalare a nessuno, e quindi può essere una problematica. Secondo, che abbiamo dei giocatori che penso siano pronti a entrare dentro. Uno equivale a un rimescolamento delle carte a centrocampo e l'altro lascia tutto inalterato, con solamente un cambio di giocatore. Quindi c'è da decidere quale di queste due situazioni sia la più idonea. Ma per quanto riguarda i singoli giocatori non è che abbiamo grandi problemi a pensare se siamo pronti per entrare dentro. Poi te l'ho detto, detto questo, bisogna anche essere onesti da ammettere che Moro e Val di Fiori contemporaneamente è un'assenza pesante, ma sarebbe pesante per qualsiasi squadra di questa categoria e non solo per noi. Ecco, perché l'alternativa Castiglia impone, lo spieghiamo, anche lo spostamento di Croce a l'alternativa destra. Castiglia impone lo spostamento di Croce a destra, di Signorelli centrale, quindi praticamente si va a rivoluzionare completamente tutte le parti. Però sono due alternative valide e decideremo con calma e vediamo un attimo. Ronaldo come sta? Abbiamo visto in crescita. Ronaldo è un ragazzo che è cresciuto, ha fatto un po' di fatica a inserirsi nel nostro modo di giocare, perché abbiamo un modo di giocare molto più basato su un possesso palla individuale più prolungato, muoveva la palla con qualche tocco più rispetto a quello che siamo abituati noi, ha fatto un percorso, sembra che sia cresciuto molto, e quindi penso sia un ragazzo in caso di necessità pronto. La settimana mi sta provando anche Mario Lui come alternativa interno al centrocampo. Questo perché, viste le assenze, siamo rimasti pochi disponibili al centrocampo, abbiamo solo 5 giocatori e quindi abbiamo cercato una soluzione alternativa per avere tutte le alternative in tutti i ruoli. La settimana si è parlato molto di squadre chiuse, no? In virtù anche della gara che ha fatto il Cesena, dove poi l'Empoli ha fatto 5-6 palle gol nitide. Ora, il Novara dovrebbe fare una partita tutt'altro che chiusa. Ecco, che approccio ti aspetti da parte loro? Io mi aspetto un approccio forte, perché se loro hanno ritrovato fiducia è chiaro che vogliono risalire la classifica velocemente, avendo una squadra che può puntare a obiettivi importantissimi. Penso che faranno una partita vigorosa, una partita vibrante, una partita con pochi calcoli, penso, e quindi mi aspetto una partita aperta. Che di conseguenza possa. Ma sai, io sul fatto delle squadre chiuse, se tutte le squadre chiuse vengano qui, ci danno 6 palle connette, è inutile, si chiudono. Cioè, io penso che l'ultima partita non l'abbiamo vinta perché sotto porta abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, perché loro le palle per vincere la partita, e anche in maniera abbastanza netta, ce l'hanno concesse. Qual è l'aspetto che temi di più del Novara, o, se mi intendo in un altro modo, la cosa a cui bisognerà stare più attenti contro questo tipo di avversario?
l'aspetto del sistema delle squadre quando sono forti è che c'hanno giocatori forti, e contro giocatori forti stare attenti significa tutto e nulla, perché rimangano forti lo stesso, cioè, e quindi c'hanno giocatori molto forti. Il centrocampista gli può imprimere dell'accelerazione importante sicuramente Lazzari, davanti hanno un attaccante in seconda giovinezza come Rubino, hanno un giocatore di grande talento come Gonzales, quindi e per forza di cose una squadra temibile, ma penso che non era casuale il fatto che la vigilia era indicata come una tra le grandi favorite di questo campionato, quindi bisogna temere i giocatori perché hanno qualità, e quando i giocatori hanno qualità il fatto di stare attenti a volte significa poco, perché se bastasse stare attenti non esisteva Platini, non esistevano tutti i grandi giocatori della storia, e quindi è temibile per questo, e penso anche loro debbano temere qualcosa, perché anche noi abbiamo giocatori importanti e noi dobbiamo andare con la testa libera, assolutamente libera, non dobbiamo avere ansie, perché noi in definitiva siamo a 17-18 punti da quello che dobbiamo ottenere, quindi bisogna stare veramente molto serena, perché solamente attraverso una testa abbastanza libera noi riusciamo a esprimere il nostro calcio. E i nostri risultati passano dall'esprimersi come sappiamo fare e come dobbiamo fare, perché non siamo né una squadra che può fare una partita fisica e non siamo neanche una squadra che può fare una partita nervosa. Avete un giudizio complessivo su Leva, un giocatore che, dal quale ci aspettiamo tutti quanti tanto, però tutte le volte che entra dà l'impressione che gli manchi qualche cosa, e soprattutto ne parlavamo anche prima, cioè, questo ragazzo non tiene porta, cioè, è una constatazione realistica questa. Ha avuto una grande palla gol a Crotone, più che sprecata secondo me ha preso il portiere, sì, da quella distanza il portiere può reagire abbastanza poco. È un ragazzo che secondo me ha grandi potenzialità, fa fatica a trasformarle in fatti concreti in campo, perché ha un modo di giocare abbastanza ancora confusionario, pur essendo in un percorso di crescita ancora secondo me deve crescere molto. La sensazione è che sia uno di quei ragazzi che esplode il ritardo rispetto ad altri giocatori, ci sono giocatori con le sue doti che riescono a esplodere a 21-22 anni, molto probabilmente lui ha bisogno di un percorso più lungo, e le qualità individuali sono di grande livello sia fisicamente sia tecnicamente, e può darsi che il suo percorso sia un po' più lungo e queste qualità riuscirà a tirarle fuori in pieno in un secondo momento. Nonostante questo è un giocatore a noi fa estremamente comodo perché ha certe caratteristiche che nessun altro nostro attaccante ha. Ma ti faccio una domanda che la gente di strada in questi giorni sta facendo, cioè dargli, capisco che con Tavano e Maccarone sia difficile fare una scelta del genere, ma dargli un po' di minutaggio in più anche per inficiarli. Ma queste sono scelte societarie, è chiaro, se la società mi mette a disposizione Tavano e Maccarone il minutaggio per Levan è per forza di cose abbastanza ridotto. Questo non dipende da me. Senti, dopo diciamo questa partita, però dopo se ne gioca due nello spazio veramente di pochi giorni, quale sarà il programma che adotterete? Adottiamo, ci alleniamo tutti i giorni chiaramente, però il programma è più di recupero e non di sedute di allenamento vero e proprio. L'allenamento vero e proprio a questo punto non c'è più bisogno, mancano 7 giorni alla sosta, quindi quello ci sa, addosso ci sa, a questo punto non è più possibile andare a trovare niente di più, e quindi saranno allenamenti alla ricerca del recupero. Quando riprendete voi a gennaio, già sapete la data? A gennaio si riprende il 6 o il 7, ora decidiamo in questi giorni. Carmelo Cucciarelli ha deciso come l'altra volta, c'è l'idea che ha. Sì, io l'idea ce l'ho, però a volte si fa l'idea delle partite e poi sul campo vengono fuori partite completamente diverse da quello che pensi il giorno prima. Lì come sempre l'importante è andare a scegliere fra due giocatori che stanno bene, fra due giocatori che anche se vengono fuori una partita diversa sono giocatori che possono andare a porto lo stesso. Senti, chiudiamo per me con una battuta. Aldo da Mariani, probabilmente si è fatto pace con Mariani, mi sembra, dai. Io con Mariani ho avuto discussioni su episodi, poi non è che metto in discussione la qualità dell'arbitro o la
la sua capacità di dirigere le partite. Poi ci sono stati un paio di episodi che io ho visto in maniera completamente diversa da lui, ma penso che questo poi alla fine una partita tutta l'abbiamo non infisci quella di Modena, stima, e ci può essere a livello reciproco fra me e Mariani. Io penso che questo non voglia di niente, poi la discussione sui singoli episodi può sempre venire fuori. Le discussioni sono nate sull'episodio contro il Sassuolo e ci sono stati due episodi abbastanza pesanti contro di noi, uno fra l'altro non difendeva da Mariani, però poi finisce lì. Io penso che Mariani, se non arbitro destinato alla Serie A, farà il suo percorso. Sono tranquillo se arbitra Mariani, poi sul singolo episodio si può sempre discutere. Una parola sola, cosa serve domani per l'Empoli? Cioè, esprimendo secondo un concetto. Il concetto secondo me è che la squadra deve entrare in campo serena, perché sta facendo prestazioni, ma deve entrare in campo con un sottofondo di incazzatura, perché non sta raccogliendo quello che merita. Quindi la squadra deve assumere la capacità di tirare fuori dalla partita, e lo sta proponendo la partita, e cosa nelle ultime due partite non è successo.